L'argomento che tratterò oggi è relativo alle espropriazioni. Innanzitutto occorre affermare che l'espropriazione consiste nel trasferimento coattivo alla PA della proprietà o di altro diritto reale su un bene del privato, purché vi sia un interesse pubblico legalmente dichiarato previa corresponsione di un indennizzo in capo al soggetto oggetto di espropriazione. Dal punto di vista tecnico, le caratteristiche dell'espropriazione sono la sottrazione autoritativa del diritto di proprietà o di altro diritto reale al suo titolare, il cosiddetto effetto ablatorio privativo, e il connesso trasferimento del diritto ablato in capo ad altro soggetto, cosiddetto effetto appropriativo o traslativo. In considerazione di ciò, tale istituto può essere ricompreso nel trasferimento coattivo. A giudizio della dottrina più evoluta, il trasferimento coattivo risponde a una molteplicità di finalità tra loro eterogenee, ad esempio per soddisfare il creditore a fronte di inadempimento del debitore o per il perseguimento di un fine correlato all'interesse pubblico. Nell'ipotesi di funzione satisfattiva del creditore, articolo 2640 del Codice Civile, l'espropriazione seguirà le vicende del diritto privato. Nell'ipotesi in cui invece vi sia un fine che sia correlato all'interesse pubblico, seguirà le vicende del diritto amministrativo. L'effetto ablatorio privativo e l'effetto appropriativo traslativo connotano innanzitutto il procedimento espropriativo ordinario, così come contemplato nel testo unico espropriazioni, attorno al quale si sviluppano per differenza altre tipologie di procedimenti espropriativi. Pertanto l'espropriazione può essere classificata in due macro aree: espropriazione lecita e espropriazione illecita. Espropriazione lecita, ovvero diretta ed ordinaria, contemplata nel testo unico espropriazioni, che poi rappresenta l'archetipo del procedimento espropriativo. Espropriazione illecita, ovvero indiretta, è quella che maggiormente si discosta dal sistema delineato dal legislatore, che poi sarà trattata successivamente. Inoltre vi sono altre tipologie di espropriazioni che presentano delle particolari specificità. Dal punto di vista della disciplina, l'espropriazione è caratterizzata, a giudizio della dottrina più evoluta, dalla poliedricità di fonti, sia per quanto riguarda il diritto che regolano il diritto di proprietà e le modalità con cui lo stesso può essere sacrificato. A livello nazionale, innanzitutto, occorre citare l'articolo 42,3 della Costituzione, successivamente l'articolo 834 del Codice Civile, e infine il DPR 327 del 2001, testo unico espropriazioni. Le ragioni che hanno fatto sì che il legislatore nel 2001 adottasse il DPR 327 sono illustrate nel parere numero 4 del 2001 da parte del Consiglio di Stato in sede consultiva. A livello sovranazionale possono essere citati inizialmente l'articolo 1 del protocollo addizionale alla Convenzione EDU e anche l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. A mio giudizio l'articolo fondamentale è sicuramente l'articolo 42 della Costituzione, perché detta tre principi fondamentali, che sono il principio della riserva di legge, l'obbligo di indennizzo e la sussistenza di motivi di interesse generale a fondamento dell'atto ablatorio. Detto ciò, l'espropriazione connota un rapporto di un vero e proprio rapporto di diritto pubblico caratterizzato da tre elementi: parti, oggetto ed indennizzo. Le parti sono l'espropriato, il soggetto pubblico o privato titolare del diritto da espropriare; l'autorità espropriante è l'autorità amministrativa che ha la titolarità del potere di espropriare e curerà poi il relativo procedimento; il beneficiario dell'espropriazione, il soggetto che si avvantaggia dall'espropriazione perché riceverà un bene, su cui però grava l'obbligo di pagare l'indennizzo al proprietario ablato; e poi il promotore dell'espropriazione, il soggetto pubblico o privato che richiede l'espropriazione. Per quanto riguarda l'oggetto, della procedura espropriativa possono essere sia il diritto di proprietà sia altri diritti reali, inclusi i diritti reali di godimento. A ben vedere l'articolo 1 del DPR 327 del 2001 parla di beni immobili e diritti relativi ad immobili. Pertanto occorre prendere in considerazione ciò che è stato affermato dalla giurisprudenza, la quale ha chiarito che il termine diritti utilizzato dal
legislatore deve essere inteso in senso molto ampio, e di conseguenza possono formare oggetto di procedura espropriativa sia il diritto di proprietà sia altri diritti reali, inclusi i diritti personali di godimento. In tal senso, parere numero 4 del 2001, Consiglio di Stato in sede consultiva, ma anche un'ottima sentenza risalente al 1983 del Consiglio di Stato d'udienza plenaria numero 21. Non possono formare oggetto di espropriazione i beni demaniali, i beni patrimoniali indisponibili, le sedi diplomatiche di rappresentanza degli stati esteri e gli edifici di culto, a meno che non ci siano specifiche motivazioni, cioè ai sensi della legge 121 del 1985, ma anche ai sensi dell'articolo 4 del DPR 327 del 2001. L'indennizzo trova la sua tutela nell'articolo 42 della Costituzione. La relativa ratio è quella di far sì che di garantire l'esigenza di ricomprendere fra la collettività il sacrificio che viene imposto al soggetto oggetto di espropriazione. L'indennizzo è anche, può essere preso in considerazione anche come un elemento di differenziazione rispetto tra l'espropriazione ed altri provvedimenti ablatori. Si pensi alla confisca, che è una funzione sanzionatoria per la quale non è previsto assolutamente l'indennizzo. Allo stesso modo, l'indennizzo non può equivalere ad un prezzo, perché l'espropriazione non può essere equiparata alla vendita forzata. Il DPR 327 del 2001, l'articolo 6, prevede che l'amministrazione che dovrà realizzare l'opera pubblica di pubblica utilità dovrà curare anche il relativo procedimento e adottare i relativi atti. Da tale articolo emerge un principio molto importante, il principio di concentrazione o di simmetria fra le competenze relative alla realizzazione dell'opera e titolarità del potere ablatorio, naturalmente per far sì che ci sia un miglior coordinamento possibile fra le pubbliche amministrazioni, nell'ottica naturalmente della semplificazione e dell'efficienza che poi sono alla base del testo unico espropriazioni. Il legislatore nel 2001 ha delineato un procedimento ad hoc per quanto riguarda la materia espropriativa e ha suddiviso il relativo procedimento in quattro fasi, ai sensi dell'articolo 8, che sono la posizione al bene del vincolo coordinato all'esproprio, prima fase, seconda fase, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, terza fase, determinazione dell'indennizzo, quarta e ultima fase, il decreto di esproprio, che quindi conclude il procedimento. La posizione al bene del vincolo coordinato all'esproprio è molto importante perché si individua il luogo in cui sarà realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità. Il vincolo praticato all'esproprio altro non è che la previsione contenuta in uno strumento urbanistico generale in base al quale su un bene di proprietà privata sarà realizzato l'intervento di pubblica utilità. La materia è contemplata all'interno degli articoli 9 ed 11 del testo unico espropriazione, i quali dispongono che i vincoli coordinati all'esproprio possono essere imposti dallo strumento urbanistico generale o dalle sue varianti. Hanno una durata di 5 anni, in tale lasso di tempo può essere adottato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità e decadono se non è dichiarata la pubblica utilità dell'opera. Se decadono possono essere motivatamente reiterati attraverso una variante o un nuovo strumento urbanistico generale. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto e quindi la reiterazione, volevo segnalare due sentenze, una del Consiglio di Stato d'udienza plenaria numero 7 del 2007, ma anche Consiglio di Stato sezione quarta numero 1021 del 2013. La seconda fase è la dichiarazione di pubblica utilità, che è sostanza e fondamento del potere espropriativo, poiché fotografa l'interesse pubblico ed attua l'articolo 42 della Costituzione, come detto precedentemente, prevede delle limitazioni al diritto di proprietà nel momento in cui ci sono dei motivi correlati all'interesse generale. Molto importante affermare che il provvedimento che comporta la pubblica utilità dell'opera può essere adottato fin tanto che non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. È proprio il capo terzo e quindi gli articoli compresi tra il 12 ed il 19 che disciplinano la dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo due distinte fattispecie che comportano una dichiarazione tacita
della pubblica utilità. In tal senso, se l'opera è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, la dichiarazione di pubblica utilità consegue ai provvedimenti elencati all'interno dell'articolo 12. Se l'opera da realizzare non è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, la dichiarazione di pubblica utilità discende dall'approvazione del progetto dell'opera da realizzare, sensi gli articoli 18 e 19. Il provvedimento che comporta la pubblica utilità dell'opera può prevedere anche il termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto di esproprio. In mancanza di tempistica, la stessa è quantificabile in 5 anni, a decorrere dalla data in cui è divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità. Tali tempistiche possono essere prorogate, ma possono essere anche estese fino a 10 anni, ma per specifiche motivazioni indicate poi all'interno dell'articolo 13 del testo unico. La terza fase, come ho detto precedentemente, è caratterizzata dalla determinazione dell'indennità che precede naturalmente il decreto di esproprio. Si tratta di un vero e proprio subprocedimento che si viene a creare tra il promotore dell'espropriazione e il privato interessato, perché il promotore dell'espropriazione presenterà una proposta e il privato interessato potrà presentare naturalmente delle osservazioni. Tale fase però può concludersi, giusto dirlo, anche con un accordo di cessione volontaria del bene, che poi tratterò a breve. L'indennizzo altro non è che un intervento economico riparatore a compensazione del sacrificio che viene imposto al privato. Deve essere unico e quindi pagato al proprietario o all'enfiteuta nel momento in cui il procedimento sia iniziato nei confronti di uno di questi due soggetti, è giusto ai sensi dell'articolo 834 del Codice Civile. Attualmente i calcoli da prendere in considerazione per la determinazione dell'unità sono i seguenti: aree edificabili, articolo 37 testo unico, espropriazioni, la determinazione dell'unità sarà pari alla misura del valore venale del bene, poi ci possono essere delle riduzioni del 25% o aumenti del 10% per particolari ipotesi. Aree legittimamente edificate, articolo 38 testo unico, l'indennità sarà determinata in base al valore venale. Aree non edificabili, articolo 40,1 testo unico, l'indennità definitiva, per l'indennità definitiva sarà preso in considerazione il criterio del valore agricolo, tenendo in considerazione le colture effettivamente praticate nel fondo e il valore dei manufatti realizzati legittimamente. Per le aree non effettivamente coltivate, invece, il criterio da prendere in considerazione è il valore agricolo medio, avendo riguardo al valore delle colture prevalenti in zona e al valore dei manufatti legittimamente realizzati. Per quanto riguarda la procedura di liquidazione, la stessa è articolata in due momenti procedurali scanditi poi all'interno dell'articolo 20 e 21 del testo unico espropriazioni. L'articolo 20 prevede la fase di determinazione provvisoria dell'indennità, che è un vero e proprio subprocedimento in contraddittorio tra le parti, che sono il promotore dell'espropriazione e il privato interessato. In questa fase può concludersi con un accordo di cessione volontaria del bene o in alternativa col decreto di esproprio. La procedura è proprio contemplata poi all'interno dell'articolo 20. Di contro l'articolo 21 invece determina l'indennità definitiva. Come ho detto precedentemente, vorrei aprire una parentesi tonda sull'accordo di cessione volontaria del bene. Altro non è che un contratto ad oggetto pubblico che, ove concluso, definisce il procedimento espropriativo in forma non autoritativa, ma sulla base di un accordo con il privato. In tal senso, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza numero 874 del 2007. Fondamento della cessione volontaria del bene è l'accettazione irrevocabile e incondizionata da parte dell'espropriando dell'indennità provvisoria che gli viene offerta. In tal caso l'ente potrà immettersi nel possesso del bene e il privato potrà ricevere un acconto dell'80% più poi gli interessi legali. Per quanto riguarda il riparto di giurisdizione tra GOGA indetta
Matera, la giurisprudenza amministrativa altro non ha fatto che uniformarsi alla posizione assunta dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, numero 9845 del 2007, chiarendo che la giurisdizione è del GO per quanto riguarda le controversie in materia di cessione volontaria del bene assoggettate a procedura di espropriazione. In tal senso, TAR Campania Salerno, sentenza numero 504 del 2014. Chiusa la parentesi tonda, l'ultima fase è il decreto di esproprio, quindi effettuato il pagamento dell'indennità provvisoria accettata o il deposito dell'indennità definitiva non accettata, l'autorità competente dovrà adottare il decreto di esproprio, che è molto importante perché segna il passaggio del diritto di proprietà o del diritto oggetto di espropriazione. Il decreto di esproprio dovrà essere trascritto nei registri immobiliari e pubblicato un estratto in gazzetta ufficiale o sul bollettino ufficiale regionale. Per quanto riguarda l'esecuzione, si attua con l'immissione nel possesso del bene con apposito verbale entro il termine di perentorio di 2 anni dall'emanazione. Scaduto tale termine, il decreto di esproprio decade e viene meno anche la dichiarazione di pubblica utilità. In tal senso, Consiglio di Stato, sezione quarta, 1350 del 2012. Con ciò è terminato il procedimento di espropriazione, ma mi vorrei soffermare brevemente sulla partecipazione del privato al procedimento. Il DPR 327 del 2001 prevede l'obbligo della comunicazione della via del procedimento da parte dell'autorità competente al privato interessato, unitamente naturalmente al nominativo del responsabile del procedimento. La comunicazione deve essere inviata per ogni fase del procedimento. In tal modo il legislatore del 2001 altro non ha fatto che uniformarsi all'ipotesi prevista all'interno della legge 241 del 1990. La comunicazione di avvio del procedimento è molto importante perché permette al privato di presentare delle osservazioni, ma anche di verificare l'efficiente svolgimento della procedura. Così come è stato affermato in giurisprudenza, la ratio della comunicazione nei procedimenti espropriativi si collega come principio generale dell'agire amministrativo. In tal senso, Consiglio di Stato, sezione quarta, 5525 del 2014. Detta comunicazione è anche obbligatoria per quanto riguarda la dichiarazione di pubblica utilità implicita, perché sempre ad avviso della giurisprudenza la comunicazione di la dichiarazione di pubblica utilità implicita comporta un procedimento amministrativo autonomo capace di produrre effetti lesivi propri. In tal senso TAR Abruzzo L'Aquila, sezione prima, sentenza numero 1051 del 2008, ma anche Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza numero 2107 del 2011. L'obbligo di comunicazione non può dirsi assolto con la pubblicazione del provvedimento implicito di pubblica utilità nel bollettino regionale, poiché quando vi è la possibilità naturalmente deve essere sempre comunicato personalmente ai privati e ai diretti interessati. In tal senso, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5080 del 2008. Il legislatore ha previsto anche l'istituto della retrocessione. La retrocessione può essere totale o parziale, naturalmente del bene espropriato, e configura il diritto del proprietario di chiedere la restituzione del bene totale o parziale nel momento in cui il bene non sia più funzionale alla realizzazione dell'opera, o l'opera sia realizzata per chissà quale motivazione o sia venuto meno l'interesse pubblico alla realizzazione. La materia è contemplata all'interno degli articoli compresi tra il 46 e il 48 del testo unico. Come ho detto precedentemente, la retrocessione può essere totale o parziale. La retrocessione è totale quando l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o non si è iniziata entro il termine di 10 anni di cui dalla data in cui si è eseguito il decreto di esproprio per altre motivazioni. La retrocessione è parziale quando sì l'opera pubblica o di pubblica utilità è stata realizzata ma utilizzata solo il bene utilizzato solo in parte. Il corrispettivo di retrocessione è calcolato sulla base di ciò che prevede l'articolo 48 del testo unico.
aprendo una parentesi quadrata per quanto riguarda il riparto di giurisdizione tra GO e GA nella materia della